Intanto partiamo dai 60 anni di Telespazio, che rappresenta una grandissima fierezza perché è un vero gioiello Telespazio nel settore spaziale downstream, come lo chiamiamo noi, tutta la componente di servizi, dal Fucino, che è stato il posto dove di fatto Telespazio è nata, a tutto quello che oggi facciamo in giro per il mondo, ad esempio su Galileo piuttosto che Copernicus, è una struttura di grandissima capacità. Siamo anche impegnati sul tema delle comunicazioni sicure, quindi tutta la parte di comunicazioni quantistiche e quant'altro, proprio per massimizzare la sicurezza delle componenti di comunicazione, che è una delle parti rilevanti del mondo cyber. Senta, avete anche un sostegno da parte dell'Europa? Beh, voi sapete che il mondo dello spazio è un mondo molto legato ai progetti europei, non a caso ho citato Galileo e Copernicus, certo, che sono due grandi progetti futuri. Beh, voi sapete che la Commissione europea ha allocato delle risorse importanti ai progetti europei, che c'è l'ESA, che comunque è l'Agenzia Spaziale Europea, finanziata dai governi nazionali, ma con un ruolo estremamente importante. Questo è un mondo veramente che vive di partnership tra pubblico e privato.